spettacolo, Giada. Terzo posto alla 55esima Coppa d'Oro per una corridore piemontese, portacolori della GB Junior Team Piemonte. I vostri applausi per Giacomo Dentelli. Fare con lui il direttore sportivo, Gilberto Dentelli. Secondo posto alla 55esima Coppa d'Oro per un corridore bresciano, portacolori della Aspiratori Otelli. I vostri applausi per Francesco Baruzzi. Sale Ivana Terelli, il direttore sportivo. Vince la 55esima Coppa d'Oro, Gran Premio d'Italia dei direttori sportivi, un corridore trentino, portacolori della Forti e Veloci. Non vi sento. Oh! Alessio Magagliotti! Ancora, un'altra volta! Ed ora è il momento con Stefano Casagrande, certamente il direttore sportivo non è ancora salito. Sì, Claudio Caldonazzi, vai, vai! Con Claudio Caldonazzi che veste la maglia gialla consegnata da Giovannina Collanega, da Stefano Casagrande. Eccoli lì, i due vincitori della 55esima Coppa d'Oro. Uno, due, tre! Alessio Magagnotti, vincitore della Coppa d'Oro 2023. Cos'è per te, una ciliegina sulla torta, un sogno che si realizza? Raccontamelo tu. Sì, è una ciliegia sulla torta, dato che all'italiano sono caduto, però comunque l'abbiamo portata a casa con Edoardo Carisia, ricordare una grande azione che ha fatto. Oggi mi sentivo bene sul ten, difatti ho fatto ritmo, ho vinto anche il GPM. Poi discesa, ci siamo fermati un po', non mi sentivo proprio al top. Poi siamo venuti in questi tre giri qua, la prima salita l'ho sentita un po'. Dopo le ultime due sono riuscito a scollinare sempre lì davanti. Poi l'ultima sono riuscito a fare anche ritmo e andare via con Baruzzi. Ci siamo dati i cambi regolari fino ai 300 metri, poi lui ha lanciato la volata e ai 100 metri sono uscito e sono riuscito a passarlo via e vincere. È stata una gara fantastica, 412 atleti, avete dato battaglia dal primo chilometro, dal primo metro. Voi come l'avete gestita? Perché è stata fenomenale vista da fuori. Sì, l'abbiamo gestita abbastanza bene, c'era scappato via negli ultimi tre giri Campagnolo e della Borgo Mulino. Lì un attimo ci ha mandato in confusione un attimo, poi nel secondo giro ci siamo messi a dar cambi regolari io e la mia squadra, Oscar Sandri e Edoardo Carisia e io. Dopo nell'ultimo giro è rientrato anche il campione trentino Melsan, che ci ha dato una mano anche lui per l'ultima salita. E siamo riusciti a fare un bel ritmo, poi da metà in poi ci siamo andati in battaglia fino in cima. Li hai nominati tu i tuoi compagni di squadra, è stata una stagione favolosa per voi? Sì, è una stagione fantastica, anche perché all'italiano siamo andati un attimo in crisi, perché noi non sapevo neanche che ci fosse in fuga Edoardo, perché ero in fondo al gruppo e perché dopo la caduta avevo rotto il cambio. Dopo vabbè, dopo l'arrivo, anche se piangevo, sono arrivato e gli ho fatto i complimenti perché non me l'aspettavo, complimentissimi ancora. E dopo con oggi, cioè ci sarebbe piaciuto vincere anche il Didi, però abbiamo colto un quarto posto, ma soprattutto era più importante vincere oggi, la Coppa d'Oro in Trentino, e per un trentino è fantastico vincerlo. Una vittoria fantastica che merita una dedica fantastica, lasciata al microfono. Sì, la dedica va a tutti i miei compagni, soprattutto a quelli che mi hanno aiutato oggi, a Claudio Caldonazzi, alla famiglia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto sul circuito. Direttore sportivo del vincitore e il direttore sportivo di una corazzata chiamata Forti e Veloci. Claudio, qual è il segreto di sto squadrone? Siamo riusciti a fare unire perfettamente i ragazzi, a farli andare perfettamente d'accordo e anche il risultato di oggi è l'ennesimo lavoro di squadra. Si sono comportati al massimo delle loro possibilità e siamo riusciti ad ottenere il massimo del risultato. Infatti è questa la difficoltà. Quando parlavo con i ragazzi mi parlavano dei tuoi allenamenti corti, intensi, da scuola americana, però
è difficile far andare d'accordo gente che potenzialmente può vincere tante gare. Sì, infatti diciamo l'anno scorso a metterli assieme, a fare l'amalgama è stato molto complicato, e anche inizio anno così, poi i risultati aiutano e quindi è diventato tutto più semplice. Questo è il campionato italiano di direttori sportivi. Cosa significa per te questa Coppa d'Oro? Ma allora normalmente questa è la 26esima, ho perso il conto, scusa. E, diciamo che fino adesso non ho mai quasi neanche fatto i complimenti a chi vinceva la corsa. E, oggi li devo fare soprattutto alla squadra, perché senza la squadra sarebbe stato molto difficile andare a prendere Campagnolo davanti. Borgo Mulino ha corso come sempre da grande squadra, e quindi per noi sarebbe stato praticamente impossibile riuscire a vincere se non avessi dei ragazzi che si sono, diciamo, dopo l'errore di domenica scorsa, sono riusciti a non commettere gli stessi errori, ecco.